la senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto Non Capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 42. Buon lunedì 15 novembre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, il Bari torna alla vittoria e supera la Vibonese fanalino di coda. Al San Nicola decidono le reti di Botta nel primo tempo e di Antenucci nel finale di gara su calcio di rigore. Puntata odierna dedicata ovviamente a quanto accaduto ieri, con le nostre analisi, i vostri commenti, quindi la vostra voce di tifosi, ma vi proporremo anche le interviste del post gara. Insomma, puntata bella ricca da seguire dal primo all'ultimo minuto. Bene, partiamo subito, ma prima saluto come sempre chi mi affiancherà in questa puntata di Tanto Non Capirai, il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Ciao Riccardo. Ciao Nicola, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Ciao Riccardo, allora vi ricordo i contatti per interagire con noi. Il numero è sempre il solito, 393-949-7483. Ripeto, 393-949-7483, il numero per i vostri messaggi o anche note vocali. A proposito, vi ringrazio, sono già giunti da questa mattina diversi messaggi, diverse note vocali, quindi insomma c'è già del materiale da ascoltare. Ovviamente non ci accontentiamo, vogliamo altri messaggi e altre note vocali. Magari potreste rispondere al nostro sondaggio odierno, che vado subito a dirvi. Bari Vibonese 2-0, avete visto dei segnali positivi nella prestazione dei biancorossi? Ripeto, Bari Vibonese 2-0, avete visto dei segnali positivi nella prestazione dei biancorossi? E allora, il Bari torna a vincere, questa è sicuramente una buona notizia. I tre punti erano fondamentali sia per ritrovare morale sia per tenere a debita distanza le immediate inseguitrici. Ma come ha ottenuto questi tre punti il Bari? Beh, attraverso una prestazione per me insufficiente e per nulla rassicurante. Il 2-0 è un risultato troppo severo, a mio avviso, per la Vibonese, squadra, ricordiamolo, ultima in classifica, squadra che ha provato anche a giocare, ha creato qualche pericolo e ha anche trovato il gol del pareggio. A tal proposito, ho visto un video girato dalla tribuna est nel quale si vede chiaramente che l'attaccante calabrese che mette in rete, vale a dire Ngom, è in posizione regolare nel momento in cui la palla viene toccata di testa dal compagno di squadra, dovrebbe essere Sorrentino. Quindi gol assolutamente regolare della Vibonese. Dico questo per essere obiettivi, perché insomma, visto che tante volte il Bari è stato penalizzato in questo campionato, ma anche nei precedenti, e l'abbiamo detto, ci siamo lamentati, abbiamo più volte insomma sottolineato gli errori, gli arbitraggi decisamente negativi nei confronti del Bari, è anche giusto dire quando il Bari viene aiutato, come ieri, perché il Bari ha avuto un aiuto e quindi è giusto dirlo, perché il gol della Vibonese era regolare. Insomma, oggi potremmo star qui a parlare di un pareggio contro l'ultima in classifica e gli umori sarebbero stati ben altri. Già sto leggendo, sto vedendo commenti abbastanza negativi dei tifosi. Non si immaginare se la Vibonese avesse strappato il pari. Per fortuna, come detto, il Bari invece ha vinto, ma non mi ha convinto. Come sostengo da settimane, il Bari non è più lo stesso dal derby contro il Foggia. Anche ieri la squadra ha mostrato poche idee, poca voglia, specie nel primo tempo. Leggermente meglio la ripresa, ma siamo lontani anni luce dal Bari che dettava legge su ogni campo sino ad un mese fa. Circa i motivi di questo momento no, mi sono espresso la scorsa settimana e le dichiarazioni di Mignani nella conferenza stampa di sabato hanno avallato la mia teoria. L'ha detto praticamente Mignani, quello che avevo detto nella puntata di mercoledì. È un problema mentale, è un problema di testa e la squadra si specchia troppo. Se a questo poi aggiungiamo le insicurezze
dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, ecco spiegato la sciagura prestazione di ieri. Per fortuna siamo ancora primi, ma bisogna fare qualcosa, qualcuno deve intervenire, questo qualcuno secondo me deve essere Ciro Pulito. Sarò franco e onesto perché è quello che penso, non mi va di prendere in giro nessuno. Il Bari attuale, sottolineo, quello visto ieri e nelle ultime partite, non vedo come possa avere la meglio negli scontri diretti che tra poco dovremo affrontare. Chiamatemi pessimista, chiamatemi come volete, ma io il Bari attuale non mi infonde assolutamente, assolutamente sicurezza. L'involuzione è evidente, anche se vedo che c'è qualcuno che fa ancora finta di nulla, parla di Bari, di grande Bari, di Bari convincente e tutto il resto. Io non lo so, non ci riesco, non mi va perché prenderei in giro i tifosi. Io dico quello che penso e secondo me questo Bari non è da primo posto, ecco l'ho detta. Se non è questo Bari, non è da primo posto. Riccardo. Allora, guarda, ieri il Bari è stato graziato. Dopo tanti arbitraggi sfavorevoli, ieri abbiamo avuto un bel regalo perché fosse finita con un pareggio. Oggi staremmo parlando di contoni ben diversi da quelli che comunque sono severi, ma che sono relativi a una vittoria stentata, sicuramente non convincente, però pur sempre una vittoria. Io direi, rispondendo al sondaggio, che una cosa positiva l'ho vista, e cioè a questa squadra, dopo la partita con la Juve Stabia, chiedevamo un bagno di umiltà, e secondo me nel gol di Botta c'è l'intenzione di una squadra che umilmente si mette a fare le cose più umili, cioè un gol in contropiede in casa contro l'ultima in E classifica. questo dovrebbe farci Sicuramente. riflettere, Riccardo, perché segnare in contropiede contro l'ultimo in classifica in casa non è proprio cioè è No, anomala come cosa, no? è anomalo, però un gol è un gol sia che lo fai in contropiede, sia che lo fai dopo aver tenuto il possesso di palla per 10 minuti. Cioè, in questo momento al Bari servono i punti, al Bari servono i risultati. Andare per il sottile non credo che sia la cosa giusta. Cioè, quando noi chiedevamo una squadra operaia, più proletaria, tra virgolette, secondo me l'interpretazione che c'è dietro quel primo gol va in questo senso, perché il Bari nel primo tempo, secondo me all'inizio, ha provato a fare quello che voleva fare, cioè possesso palla, avvolgere la manovra, prendere in mezzo la Vibonese. Semplicemente non ci è riuscito, perché la Vibonese è stata brava, ha coperto bene il campo. Il Bari ha una difficoltà oggettiva, cioè quello che il suo playmaker paga un ritardo di condizione Di Gennaro, clamoroso, e secondo me Di Gennaro e Botta vanno rivisti insieme perché un po' si calpestano i piedi e diciamo avvicinano troppo le fonti di gioco di questa squadra, vanno un po' riviste le distanze. E quindi nel momento in cui questo che è il piano A non funziona, perché non provare con il piano B? Il piano B il Bari l'ha provato, è andato bene e sinceramente quel gol io me lo tengo stretto e viva Dio che l'abbiamo fatto. Poi ne potevamo fare un altro paio, quello di Maitan nel secondo tempo, clamoroso. Poi abbiamo avuto Sanfrattali che comunque sta lì per parare, quindi più che dirgli grazie dovremmo dirgli bravo perché ha fatto bene il suo lavoro. All'arbitro sì, dobbiamo dire grazie perché ci ha graziati. Dispiace che per la Vibonese, perché aveva fatto una partita molto buona, secondo me il pareggio lo avrebbero anche meritato per quello che si è visto. Però adesso noi ce lo prendiamo così com'è, però sono d'accordo con te, questo Bari se è questo fra un mese contro l'Avellino, contro il Taranto, contro il Palermo, là più che un regalo all'arbitro dobbiamo chiedere un miracolo a San Nicola, perché non è un Bari che può reggere l'urto anche di squadre che non sono clamorosamente forti, cioè stiamo parlando da tempo di un campionato equilibrato, quindi anche io mi aspetto che anche un Bari a mezzo servizio comunque faccia risultato contro le grandi, però quello di ieri è un Bari un po' meno di a mezzo servizio, cioè secondo me il Bari ieri non ha fatto vedere neanche il 50% di quello che è il suo reale valore, però ha vinto e in questo momento vincere aiuta a vincere.
Cioè, sicuramente un pochino di autostima in più c'è dopo la vittoria di ieri. Tanti messaggi, note vocali, cerchiamo di andare con ordine. Pietro da Pordenone dice: la settimana prossima sarà passato quasi un mese da Bari Foggia e continua l'involuzione della squadra. Dovremo tutti combattere per superare questo momento perché è troppo importante andare in Serie B quest'anno, anche se è difficile stare zitti. Hai perfettamente ragione, Pietro. La voglia di parlare, di discutere, come di esternare un pensiero c'è tutto, però ovviamente bisogna fare i conti con non bisogna esagerare perché altrimenti poi si va un po' a, come, no, non dico a penalizzare, se si esagera poi non va mai bene. Ecco, di questo magari ne parleremo tra un po'. Intanto ci sono diverse note vocali, ascoltiamo la prima. Forse. Vediamo se ci siamo. Ciao Nicola, ciao Riccardo, Io vorrei aggiungere un'altra chiave di lettura in merito al cambiamento del Bari rispetto alle prime giornate. Abbiamo ipotizzato la possibilità di un problema mentale, abbiamo ipotizzato un problema fisico, ma secondo me c'è un altro problema che è un'altra chiave di lettura che va analizzata, ovvero la volontà da parte di Mignani di giocare in base all'avversario. Nelle prime giornate non c'era da parte di Mignani la possibilità di studiare o analizzare il proprio avversario perché erano passate o poche giornate o nulla, no? Ricordando le prime. Poi le giornate sono diventate 9, 10, 11 e il Bari ha iniziato ad adattarsi alle avversarie. Faccio un esempio: con la Juve Stabia noi abbiamo ascoltato il giornalista da Castellammare il venerdì prima della partita, che diceva che la squadra soffriva le squadre chiuse. Probabilmente anche Mignani avrà fatto lo stesso studio e infatti a Castellammare abbiamo giocato chiusi, ripartendo in contropiede. Stesso discorso ieri e stesso discorso anche diverse altre partite dove adattavamo il Bari agli avversari, non giocando più con quella, tra virgolette, ignoranza delle prime giornate, puntando solo sui nostri punti di forza. Quindi, secondo me, è un'altra chiave di lettura che va analizzata, da parte della volontà, riguarda la volontà da parte di Mignani di giocare in base all'avversario e non in base alle nostre potenzialità. Grazie, buona giornata. Grazie a te, Teo. Beh, è un'altra chiave di lettura questa che ci viene fornita dal radioascoltatore. Sinceramente, ho letto queste cose anche in giro. Vediamo un po', Riccardo, cosa ne pensa. In pratica, secondo il radioascoltatore, ci sarebbe una terza chiave di lettura legata al momento no del Bari e sarebbe legata alla volontà di Mignani di adattarsi troppo all'avversario. In pratica, questo Bari gioca troppo in funzione dell'avversario, in base al modo di giocare dell'avversario, il Bari si adatta. Emiliani l'ha detto anche in qualche conferenza stampa. Che ne pensi, Riccardo? Sì, ma ci può stare, però credo che sia una cosa anche saggia, cioè non tutte le partite possono essere affrontate allo stesso modo, poi l'importante è capire come cambiare pelle, perché non è facile per una squadra che fino all'altro giorno andava su tutti i campi e imponeva il suo gioco, imponeva la sua mentalità, poi fare anche quello che ha fatto contro la Vibonese, cioè giocare di contropiede in casa contro l'ultima in classifica. Non è semplice, non è un compito che si fa così dalla sera alla mattina. E se Mignani riesce ad andare in questa direzione, cioè cambiare anche piano tattico in corsa o a seconda dell'avversario, secondo me è tanto di guadagnato. Cioè è sintomo, è simbolo anche di maturità da parte dell'allenatore che non vuole fare il suo calcio a tutti i costi, ma che sa che si può vincere in tanti modi. Lui l'ha detto più volte: si vince in tanti modi. E allora sì, secondo me è una chiave di lettura giusta. Mi auguro che Mignani la Sì, porti però, fino in fondo. Riccardo, io non voglio contraddirti, però il Bari in Serie C, primo in classifica, con la squadra che si ritrova, non può, secondo me, giocare in funzione dell'avversario. Cioè, il Bari se ne deve fregare dell'avversario, il Bari deve
dettar legge su ogni campo, giocare come sa, a prescindere che sia la Vibonese o il Palermo o il Catanzaro. Questo è il mio punto di vista. Non so se lo comprendi, se ti sembra giusto oppure no. No, ma io lo comprendo benissimo. Il problema, secondo me, è che il miglior Bari, quello che abbiamo visto nelle prime giornate di campionato, non è facilmente replicabile. Cioè, ci sono momenti in cui, per condizione atletica, ma direi anche per un fattore mentale, perché le sconfitte, vuoi o non vuoi, un segno te lo lasciano, in cui in questi momenti è difficile andare a fare esattamente quello che facevi prima senza subire il colpo. Il Bari lo ha fatto nelle prime giornate di campionato, adesso gli sta venendo un po' più difficile, come è normale. Cioè, nessuna squadra riesce mai a essere la miglior versione di se stessa. Il problema è che questo momento di riflessione in casa Bari sta durando più del dovuto. Ecco, diciamo che un periodo di tolleranza di due partite fatte male, ogni 10 fatte bene, ci può stare. Adesso siamo già a un mese in cui il Bari sta stentando, non sta facendo vedere quello che sa fare. Però in generale io non credo che chi si adatta all'avversario sia meno degno o più degno di essere primo, di vincere il campionato. Il campionato lo vince semplicemente chi fa più punti, certo. E uno i punti li può fare di fioretto o li può fare di sciabola. Cioè, non farei troppa estetica io su questa cosa, ma proprio a ground floor, a livello base del calcio. Cioè, fai un gol più degli altri e hai vinto, stop. Vabbè, su questo non andremo mai d'accordo, perché io intendo il calcio in maniera diversa. Per me il calcio è anche estetica, è anche fioretto. Vabbè, ognuno ha i suoi punti di vista, cioè non è che possiamo andare d'accordo su tutto. Leggo qualche altro messaggio, ce ne sono tantissimi. Allora, Giuseppe, un paio di cose. Paponi in quei 10 minuti ha dimostrato che non ha nulla di meno dei suoi colleghi. Seconda cosa, sarà fondamentale non sprecare le prossime due partite. Servono 6 punti per arrivare bene alle ultime 3 gare toste dell'andata. Di Paponi ne parleremo più tardi, quando ci occuperemo delle pagelle e quindi dei singoli. Intanto ascoltiamo un'altra nota vocale. Ciao a tutti, sono Pasquale. Dopo la gara di ieri abbiamo letto e ascoltato commenti più contrapposti possibili tra di loro, alcuni catastrofici, altri improntati all'ottimismo. Come sempre, la verità sta nel mezzo. Anche ieri non abbiamo giocato da squadra, perché chi avesse visto la gara senza conoscere la classifica avrebbe pensato a due squadre dello stesso livello di classifica, perché nel primo tempo la Vibonese ha giocato veramente bene. Io ho sentito il commento, per esempio, di Marcello Sansonetti, ne cito uno a caso, che diceva che la Vibonese ha giocato in modo difensivo, dietro linea di difensori, a 5. Io ho visto una squadra giocare sempre a 3, quasi sempre a 3 nel primo tempo, soprattutto lanciare e certe volte mettere sotto il Bari dal punto di vista del palleggio. E proprio questo è il problema grosso del Bari. Ieri abbiamo giocato con 3 centrocampisti che non sono in grande condizione e loro correvano molto più di noi. Il nostro problema, secondo me, non è di testa, perché una squadra che è in testa alla classifica e ha questo bagaglio di esperienza non può avere questo problema. Il nostro è solo e soprattutto un problema di condizione, tant'è vero che Davico non gioca per questo motivo. E poi, come continua a dire da tempo, dobbiamo attaccare l'area di rigore, cosa che anche ieri non abbiamo fatto, e quando gli attaccanti non supportano dovere la squadra, facciamo fatica. Quindi quello che vorrei dire, che come esempio del nostro problema di fondo, è quando sei in vantaggio, per esempio, e hai una squadra che corre più di te, che tra l'altro aveva giocato mercoledì scorso, quindi doveva essere il contrario, avendo una maggior tecnica devi tenere palla, devi farla girare, perché soltanto così riesci a superare i tuoi problemi di tenuta in questo momento. Quindi adesso cerchiamo di goderci questi punti che stiamo tenendo, non sempre meritandoli, perché sicuramente non possiamo che crescere, però dobbiamo giocare da squadre e al momento non lo facciamo. Questo è il dato di fatto inequivocabile. Stiamo riuscendo ad andare avanti grazie alle giocate individuali. Siamo passati in vantaggio con una giocata in contropiede, con l'invenzione di Antenucci per botta, e abbiamo raddoppiato nel finale, ma non si può arrivare al 94esimo per chiudere una gara così. Ciao a tutti e sempre forza Bari. Ciao Pasquale, grazie mille a te. Allora, l'analisi di Pasquale è condivisibile per
tratti, lui dice in pratica tra i vari concetti espressi, dice che in questo momento il Bari più che giocare da squadra sta giocando, si sta basando sulle giocate individuali. Esempio, ieri, come abbiamo detto prima, il passaggio di Antenucci per Botta, lì è una giocata, il passaggio di Antenucci, poi il gol di Botta. Che ne pensi, Riccardo? Quindi un Bari magari che è un po' come gli anni scorsi, ecco, questo non lo dovremmo dire, però è la realtà dei fatti, un Bari magari che non ha una precisa identità di gioco e si affida più ai singoli. Ma io non credo che il Bari non abbia una precisa identità di gioco, In questo l'identità di momento. gioco ce l'ha. Il problema è che gli interpreti fondamentali di questo gioco al momento o sono fuori, tipo De Rico, oppure sono in clamoroso ritardo, tipo Di Gennaro. E se non ci sono questi due, l'identità di gioco del Bari viene meno tutto l'impianto su cui Mignani ha costruito la squadra, e quindi anche in questo caso io non mi scandalizzo se la partita contro la Vibonese la vince una giocata di Antenucci che fa il contropiede, serve il passaggio a Botta, che fa anche un bel gol, altra giocata individuale, perché semplicemente l'identità di gioco di questa squadra è al momento fortemente condizionata dal momento no di De Rico e dalla condizione fisica molto 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 precaria di Gennaro, che comunque qualcosa ha provato a fare, però A lo soffocano, e questo, che lui stia bene o che lui stia male, succederà sempre, perché la doppia o tripla marcatura lui addosso ce l'avrà sempre. Però se sta meglio, magari riesce a fare una giocata nello stretto, riesce a liberarsi, riesce a dribblare. Ieri non gli è riuscito granché, io lo capisco, lo comprendo. Poi non avevamo neanche la soluzione tampone di Bianco, perché ha avuto il suo problema di salute, Ricordiamo, e Bianco quindi non è stato dalla gara per un problema intestinale, ecco, diciamo, virus intestinale. un virus intestinale, quindi diciamo che non c'era altra soluzione a meno di non voler riportare Maita davanti alla difesa, però là, avrebbe dovuto giocare De Rico, che evidentemente non è in condizione. Quindi sì, io sono d'accordo, il Bari si sta affidando molto all'individualità. Ieri è andata bene, la stessa cosa era successa a Castellammare ed è andata molto male. Purtroppo quando sei costretto a fare così ti va bene e ti va male. Però sì, in generale c'è bisogno di recuperare il prima possibile gli uomini chiave che danno identità alla squadra, e sono De Rico e Di Gennaro. Sono d'accordissimo con te. Per fortuna ieri abbiamo rivisto un buon Ruben Botta che nelle ultime giornate era un po' calato, invece ieri assolutamente molto molto bene, comunque ne parleremo tra un po'. Vi ricordo il sondaggio odierno, Bari-Vibonese 2-0, avete visto dei segnali positivi nella prestazione dei biancorossi? Fatecelo sapere al 393-949-7483, altrimenti iscriveteci sulla nostra chat di Spreaker, ci sono tanti messaggi, tra un po' li andremo a leggere. Intanto facciamo un brevissimo e rapido riepilogo dei risultati di questa 14ª giornata. Latina Campobasso 4-1, Palermo Potenza 2-0, Catania Foggia 1-2, Bari Vibonese 2-0, Juve Stabia Monterosi 1-1, Messina Avellino 0-1, Monopoli Taranto 2-0, Paganese Fidelisandria 0-1, Picerno Francavilla 0-1. Questa sera si gioca a Turris Catanzaro, partita da assolutamente da seguire perché ci interessa molto molto da vicino. In classifica Bari primo con 30 punti, poi Palermo e Monopoli 26, Catanzaro e Francavilla e Avellino 23, Turris per il momento 22 punti, così come Catanzaro, una partita in meno, Taranto e Foggia 20, Catania 19, Juve Stabia 18, Paganese 17, Campobasso e Picerno 16, Latina e Monterosi 14, Potenza 13, Messina e Fidelisandria 12, Vibonese chiude la Vibonese a 9 punti. Prossimo turno, sabato, ci saranno 4 partite, Latina-Messina, Palermo-Paganese, Vibonese-Monterosi e Avellino-Picerno. Mentre domenica ci saranno due partite alle 14:30, vale a dire Catanzaro-Juve Stabia e Taranto-Catania, poi alle 16 Virtus Francavilla-Turris e poi tre partite alle 17:30, Campobasso-Foggia, Fidelisandria-Bari e Potenza-Monopoli. Queste le partite del prossimo turno, leggo qualche altro messaggio.
Allora, Boris, ho visto la paura di sbagliare i passaggi e le giocate. Si vede che la squadra non è serena, la forma fisica non è ottimale, salvo solo il risultato. Ma occorre ritrovare i motivi di questo momento. Poi Carlo, la squadra mi ha deluso. Positiva la vittoria, ma interstardirsi cercando azioni per vie centrali dove gli avversari chiudono tutti gli spazi e subire così dall'ultima in classifica mi fa rabbia. Spero di vedere domenica un altro Bari a Andria. Poi, per quanto riguarda quello che diceva prima, purtroppo i messaggi non li possiamo leggere in tempo reale. Daniele ci scrive. C'è da dire che il contropiede forse era l'unica soluzione, nel senso che li hai colpiti nel momento in cui loro non coprivano bene il campo, cosa che hanno fatto egregiamente. Quindi il pensiero di Daniele su quello che dicevamo prima, che diceva prima Riccardo resta. Poi là un altro Daniele, il Foggiano, chiamavano così, Daniele il Foggiano, ecco, per intenderci, dice: la vera squadra operaia è il Foggia, lo dico da molto tempo, è la mina vagante, con la vittoria di ieri ha debellato i punti di penalizzazione. Vabbè, il Foggia, una volta l'ho visto giocare, tutto mi è sembrato tranne che una squadra operaia, devo essere sincero. Altri messaggi, Antonio: i problemi sono al centrocampo. Ieri 3 su 3 sono rientrati da infortunio. Dobbiamo aspettare che recuperino, e nel frattempo pensiamo ai punti. Poi Gabriel: le uniche cose positive sono la vittoria e non aver preso gol. Comunque, al di là delle dichiarazioni di Mignani, per me è un problema fisico, perché se fosse stato mentale, ieri avevamo preso gol giocando in difesa come abbiamo fatto negli ultimi minuti. Quanto al gol, vedendo gli altri fermi immagini, sembra fuori gioco di pochissimo. No, ragazzi, il gol è assolutamente regolare. C'è un video sul gol di Varese, andatevelo a vedere, dove si vede in pratica che quando colpisce di testa Sorrentino, l'attaccante del Vibonese è assolutamente in gioco. Poi Donato, che salutiamo, moderatore di Orgoglio Varese. Ciao Donato, un piacere averti con noi quest'oggi. Dice: le prestazioni delle prime giornate sono arrivate grazie al centrocampo. Ieri, c'erano in campo Di Gennaro, Maita e Scapone, che rientravano da infortuni più o meno seri. In più, Del Rico è sicuramente fuori condizione, quindi al momento abbiamo un centrocampo che va a rallentatore. Per ora prendiamoci questi 3 punti nella speranza che per il trittico finale del girone d'andata i minuti che stanno accumulando i reduci dagli infortuni diano i loro frutti. Ma io su questo discorso del centrocampo un po' in affanno, era alla fine quello che diceva poco fa anche Riccardo Resta. Cioè, comunque è vero, stiamo giocando con due giocatori che che rientrano da infortuni come Di Gennaro e Scavone. Del Rico è fuori condizione, diciamo così. Bianco è stato fermo per altri motivi, ora si è fermato per il virus intestinale. Quindi è vero quello che dice: centrocampo è comunque in affanno. Andiamo avanti, è il momento di analizzare le prestazioni dei singoli. Per questo ci trasferiamo sul forum di orgogliobarese.it. È online il sondaggio per far scegliere agli utenti iscritti i 3 migliori in campo. Anche oggi c'è un'anomalia, in quanto ci sono ben 3 giocatori. In pratica sono stati votati solo 3 giocatori, con parecchi voti ovviamente. Poi c'è chi ha preso il 4% dei voti, 2%, eccetera, eccetera. In pratica dovremmo essere, Riccardo, tutti d'accordo, perché secondo gli utenti di Orgoglio Varese i 3 migliori in campo sono stati Frattali, Botta e Antenucci. Penso un po', Botta 31% dei voti, Antenucci e Frattali il 29%. Quindi sono suddivisi così i voti: Frattali, Antenucci e Botta. Che ne pensi? Sotto un attimo, Riccardo, un secondo. Vai. Sì, no, dicevo, totalmente d'accordo. Frattali ha salvato la partita nel secondo tempo. Antenucci ha confezionato un assist meraviglioso e ha fatto una partita da Antenucci. Botta ha fatto il gol del vantaggio, non è una cosa di poco conto, e soprattutto ha fatto una prestazione degna del suo nome dopo qualche uscita un po' così, un po' balbettante. Quindi, d'accordissimo, questa è anche questa la mia top 3. Ne parlava prima un radioascoltatore che ha citato Paponi. Beh, io direi, ha giocato poco, però si è procurato un rigore. Stava segnando, il suo tiro è stato deviato da un compagno di squadra, da Marras. Io direi buon impatto, buona prova di Paponi, anche se ha giocato poco, no?
No, 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 molto bene. Infatti io, Mignani lo ha detto, mi dispiace che Papuni non stia giocando, sì. Però diciamo che se non gioca non è perché lo vuole lui, è perché lo decide Mignani. E quindi io, non lo so, una chance gliela darei, anche perché al fianco di Antenucci sta provando un po' tutti, l'unico che non ha provato è proprio Papuni, almeno non dall'inizio, quindi perché non provarlo? Ma perché non stiamo parlando di un ragazzino alle prime armi, stiamo parlando, esatto, dopo Antenucci l'attaccante più esperto che abbiamo, uno che conosce benissimo la categoria, e quindi boh, secondo me più di qualcosa in più di 10 minuti alla fine se la potrebbe anche guadagnare questo attaccante, che ti dà delle soluzioni diverse. Quindi sì, io lo proverei, almeno farli giocare un tempo intero, una cosa così, un approccio soft, poi magari provarlo titolare. Intanto c'è un'altra nota vocale, ascoltiamola tutti insieme. Ciao Nicola, sono Giuseppe. Eh sì, mi avete anticipato. Il problema nostro è evidente, è palese. Noi abbiamo problemi a centrocampo. L'arma del Bari, le prime giornate del campionato, ha fatto esclusione per la trasferta a Potenza. Era il centrocampo, avevamo De Rico che era una furia, Scavone che ci meravigliavamo di come stava giocando e come stava interpretando questo ruolo quest'anno, Bianco che copriva davanti alla difesa. Adesso tutto questo non c'è più. Di Gennaro è inguardabile fisicamente, cioè non corre, trotta a centrocampo e per fortuna riesce a sopperire. Tante volte ci arrivava con la punta del piede perché magari non ce la faceva ad arrivare in pieno sulla palla. Scavone non è quello di un mese fa, quello prima dell'infortunio. Del Rico non c'è, è sparito, ma nelle ultime partite l'abbiamo detto, non era lui, non era più lui. Che vuoi fare? Il problema del Bari dello scorso anno era il centrocampo. Quello di quest'anno, che stava dando una marcia in più, era il centrocampo. Adesso il centrocampo viene meno, quindi è tutto lì il problema. Inutile starci a pensare. E una nota negativa anche vorrei aggiungere, sono i terzini, Ricci e Pucino non attaccano. Strano per Ricci, normale per Pucino, ma ieri anche in fase difensiva Ricci è stato inguardabile. Non lo so, ci dobbiamo recuperare a livello fisico, speriamo che questo avvenga il prima possibile. Speriamo, ciao. Ciao Giuseppe, grazie per averci inviato il tuo messaggio. Allora Riccardo, brevemente, Giuseppe sottolinea un altro aspetto. Dice, va bene il centrocampo, è evidente che ci sono problemi, non sono al top, condizione pessima e tutto il resto. Però lui dice un'altra cosa: in questo Bari c'è anche un problema a terzini, perché i terzini non spingono. Ieri abbiamo visto Mazzotta e Ricci che si sono alternati a sinistra, Pucino ha giocato a destra. Però lui dice, non ci sono terzini che spingono. Guarda, non credo che non ci siano terzini che spingono. I terzini non stanno spingendo come dovrebbero in questo momento, però Messi, cioè, prima che iniziasse questo mese di grandi interrogativi, Belli aveva fatto un ottimo inizio di campionato, Ricci uguale, Pucino si stava comunque dimostrando in recupero di condizione, Mazzotta lo stesso. Poi diciamo che sono entrati un po' nel vortice di una squadra che non sta girando come dovrebbe, però secondo me ieri Pucino non ha fatto una bruttissima prova. Ricci sì, Ricci male, specialmente nel primo tempo. Pucino, una sufficienza stremendita secondo me se l'è guadagnata, niente di particolare, però qualche discesa ogni tanto l'ha fatta, chiaramente, però ci vuole un altro ritmo. Però è innegabile che questo Bari, anche quando stanno bene, attacca prevalentemente per vie centrali. Attacca per vie centrali, difficilmente vediamo il terzino andare sul fondo, crossare. Diciamo che anche il modulo non prevede proprio questo tipo di gioco. Però è vero che il Bari attacca prevalentemente per vie centrali, grazie alle percussioni di Botta, ad Antenucci che torna indietro a prendere palla, alle percussioni anche di Maita, che ieri ne ha provate un paio. E quindi è anche vero questo, che il Bari gioca pochissimo sugli esterni. Io questo messaggio lo leggo, ragazzi, però prendo le distanze, perché non mi piace
commentare o giudicare il lavoro dei colleghi, però siamo una trasmissione libera, quindi se arrivano dei messaggi noi non censuriamo niente. Io lo leggo soltanto, però non commento. È Pasquale che scrive, sì? Dice: ancora tanti complimenti al telecronista di Eleven Sports. Come si fa a confondere sempre un mancino botta con un destro che dira? Quasi quasi rimpiango la Tanzi. Il messaggio l'ho letto, però prendo le distanze perché non mi piace. Prendiamo le distanze, penso che Riccardo sarà d'accordo con me. Non ci piace giudicare il lavoro degli altri. Restiamo su orgogliobarese.it, leggo qualche messaggio, tifosi abbastanza arrabbiati anche nella piazza virtuale del tifo barese. Serginio 81 dice: il risultato non inganni, la vittoria non è per nulla meritata e i tre punti sono l'unica cosa positiva. Anderson 92, prestazione imbarazzante, ottimi tre punti e finalmente rubati, dato il gol regolare annullato. Poi Alessio B, l'unica cosa positiva che vedo è che la squadra è nettamente in difficoltà, ha saputo portare a casa la vittoria e i tre punti. I campionati si vincono anche così. Poi Teriel: la gara dimostra che i campionati si vincono, si perdono soprattutto con la testa. Gli uomini sono quelli di settembre e ottobre, la guida anche, ma sembrano due squadre diverse. Poi Gigi70 Bari: a mio parere c'è un vistoso calo fisico, poi magari c'è anche un problema di testa, però ragazzi non è possibile farsi mettere sotto da una squadra che ha giocato tre giorni fa. Pier01: l'unica speranza, per usare un eufemismo, che mi porto da questa partita è che sia stato studiato tutto a tavolino. Consci di essere a terra fisicamente, si cerca di risparmiare le batterie in vista del critico finale. Poi gonfia la rete, bene i tre punti, male il gioco e come sono arrivati. Non faccio lo schizzinoso e me li porto a casa, ma tolta la gara col Catanzaro, le ultime 3 di 4 sono state un campanello d'allarme. Poi Galletti: premesso e ribadito che rispetto alle prime 10-11 giornate siamo calati, va detto che dobbiamo leggere tutto in un orizzonte temporale più ampio e dobbiamo rimuovere la classifica in questo momento. Questi messaggi su orgogliobarese.it. Riccardo, battuta flash, veramente flash, questa teoria lanciata da questo utente di Orgoglio Barese che sa tutto studiato, tutto premeditato per risparmiare energie in vista del trittico finale, potrebbe essere una possibilità oppure no? Velocissimo. No, secondo me no, le partite non puoi rischiare di non vincere per pensare di vincere quelle successive, quindi secondo me no. Secondo Riccardo sono dello stesso avviso. Rassegna stampa, Gazzetta dello Sport, articolo di Franco Cirici: Bari è tutta sostanza, Botta e Antenucci in gol e la Vibonese protesta. Il testacoda è stato sofferto per la capolista, nel finale il pari di Ngom è stato annullato per fuorigioco. Poi Corriere dello Sport: Bari, Antenucci sempre leader, assist per Botta e rigore alla fine, la Vibonese deve arrendersi dopo un gol annullato. Questo articolo invece è di Antonio Guido. Bene, siamo giunti al momento delle interviste, ascoltiamo le parole di Mignani e Botta, dichiarazioni raccolte dai microfoni della società biancorossa. Tanto non capirai. Le sconfitte hanno un valore sulla testa importante, secondo me nel primo tempo si è visto, eravamo poco liberi mentalmente, forse ci preoccupavamo un po' troppo degli avversari, invece secondo me nel secondo tempo ci siamo sciolti, abbiamo fatto mezz'ora bene, abbiamo creato presupposti per fare il 2-0. Poi se le partite non le chiudi, alla fine può succedere di tutto. Anche se nel complesso abbiamo concesso, secondo me, veramente poco. Nel primo tempo abbiamo concesso un tiro da fuori area, nel secondo tempo un rimpallo e un'azione su calcio d'angolo che poi credo fosse fuori gioco. Però forse mi aspettavo di più, ma so che in certi momenti se non sei libero di testa puoi fare più fatica. Siamo abbassati, abbiamo lavorato abbastanza bene di squadra, infatti non abbiamo concesso molto. È chiaro che mi aspetto di più sotto, come dicevi tu, sia nelle ripartenze, poi da una è nata al gol una giocata di qualità di Antenucci e Botta, però potevamo sfruttarne meglio. Sui primi minuti abbiamo avuto due situazioni di uno contro uno in area di rigore, mi sembra, una con Botta e una con Antenucci. Sì, no, quella nel secondo tempo, credo. Nel secondo tempo, secondo me, la squadra si è sciolta, ha giocato, loro ci hanno concesso più spazi per uscire palleggiando, abbiamo trovato soluzioni, dobbiamo chiuderla, dobbiamo pensare di chiuderla, di essere più cattivi davanti alla porta. Tanto non capirai. Sì, oggi era una partita, sappiamo, una settimana che dobbiamo vincere,
Vediamo che dobbiamo sapere soffrire, sappiamo che tutte le partite sono difficili, però è importante vincere a casa, che dobbiamo continuare per questa strada. Sì, sì, tante volte devo cercare la palla perché ho bisogno di prenderla, devo trovare l'spazio e cercare bene. Ogni tanto vengo per far uscire la squadra e sempre pensare nella squadra. No, anche oggi il campo aveva un po' di sabbia, quindi era difficile. Sappiamo, come ho detto prima, non dobbiamo pensare né mollare, l'importante è vincere. Ogni tanto dobbiamo sapere soffrire, come ho detto prima, è importante vincere, dopo una settimana vedere quello che abbiamo fatto male e pensare alla prossima partita. Tanto non capirai. Allora, abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Mignani e Botta. Devo dire che forse, per la prima volta da quando Mignani è a Bari, non sono proprio totalmente d'accordo con lui. Io mi aspettavo un'analisi un po' più severa dopo la prestazione di ieri, invece lui ha detto che il Bari ha sofferto poco, che hanno concesso poco, magari dovevano chiudere prima la partita, però non è stato, secondo me, una prestazione del genere andava vista in maniera diversa. Non so se anche tu, Riccardo, hai notato questo aspetto qua, brevissimo. Sì, l'ho notato anch'io. In realtà lui non ha torto, il Bari ha concesso poco, il problema è che quando ha concesso Trattali ha fatto il miracolo e poi quelli il gol l'hanno fatto, e quindi diciamo che quando ha concesso male, e questa cosa forse andava un po' più sottolineata da parte sua, però ci sta, anche questo ci sta nel calcio, ognuno la vede come vuole. E ora ascoltiamo le dichiarazioni del vice di D'Agostino, tecnico della Vibonese, Gaetano Mancino. Tanto non capirai. Come ho detto poco fa, veniamo da un'altra buona prestazione, dopo quella di Catania, dove si dice sempre che abbiamo fatto una buona gara, però abbiamo raccolto zero, niente. Oggi è successa la stessa cosa, giocare a Bari non era per niente facile, perché sappiamo che il Bari è una squadra costruita per vincere, con delle individualità importanti, però credo che anche oggi siamo venuti qui a Bari con un piglio importante, abbiamo per una buona parte di gara abbiamo anche fatto la partita, e ahimè ancora una volta dobbiamo dire che l'arbitraggio ha lasciato a desiderare, perché mi dispiace dirlo, però è un dato di fatto, rivedendo le immagini, il fuorigioco non c'era, quindi per me il gol era regolare. E ancora una volta, dopo Catania, anche il rigore a Catania, oggi qui a Bari, ci rimane la buona prestazione ancora una volta, da lì dobbiamo ripartire e pensare già alla prossima partita di sabato. Tanto non capirai. Allora, queste le dichiarazioni del vice di D'Agostino, insomma, loro giustamente si lamentano, Riccardo, io dico solo questo, cioè se fosse accaduto a noi una cosa del genere ci saremmo lamentati anche noi, perché vedersi annullare un gol regolare all'85esimo, se non sbaglio, comunque fa rabbia, quindi io capisco, dobbiamo comprendere la rabbia della Vibonese, no? No, la dobbiamo comprendere, anche perché comunque lui ha parlato di errori che si sono ripetuti nei confronti della loro squadra, sì, in altre partite. E quindi ci sta, poi una squadra che è ultima in classifica, ogni punto è vita, io lo capisco benissimo, poi è successo a noi, avremmo gridato allo scandalo almeno per una settimana, quindi mi dispiace sinceramente parecchio per la Vibonese, che quel punto l'avrebbe anche meritato. Assolutamente sì. Bene, veramente tutto per questa puntata. Prima di salutarci devo comunicarvi una cosa: la puntata di Fever Bari in onda su Media TV è stata spostata domani sera, sempre alle 20:10. Questa sera c'è l'Italia di Mancini e non ci sembrava il caso di andare in contemporanea con la nazionale, quindi l'appuntamento a domani, ovviamente Forza Azzurri, speriamo bene. Bene, saluto e ringrazio il giornalista di Bari Viva Riccardo Ressa per avermi affiancato. Riccardo, grazie mille, con te appuntamento a mercoledì. Grazie a te, un saluto a tutti, ci riascoltiamo mercoledì. Ciao. Ciao Riccardo, appuntamento quindi, lo ripeto ancora, a mercoledì. Domani, come ormai ben sapete, il martedì non andiamo in onda su Radio Biancorossa, ma andremo in onda la sera su Media TV, mentre l'appuntamento, ripeto, con tanto non capirai, è per mercoledì alle 14, sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao. Chi canta il mio amore, la Bari è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai.